Tutto accade in una città normale, tanto da acuire le preoccupazioni per luoghi, centri frequentati da tutti i cittadini, per le nostre città che diventano sempre meno sicure, per i nostri giovani con pericoli in agguato ovunque, città che non lasciano tranquilli i genitori, molti dei quali hanno gravi responsabilità purtroppo per quello che accade poi fuori dalle mura domestiche. Tanto vengono assaliti dall'ansia di cosa possa accadere ai propri ragazzi che escono per socializzare, per trascorrere serate con gli amici e che invece potrebbero rimanere coinvolti in situazioni spiacevoli. Non si può più rimanere a guardare. Chi ha il dovere istituzionale, sociale ed anche politico, ammesso che di politica si possa ancora parlare sul territorio, deve intervenire dal proprio ruolo, ruoli che vanno rafforzati ed esercitati al massimo. Auspicabile sarebbe una maggiore incisività con un rafforzamento delle misure di intervento e di iniziativa ai sindaci, alle scuole, alle forze dell'ordine. Ora, presto, prima che sia troppo tardi, la deriva a cui stiamo andando incontro potrebbe andare verso un punto di non ritorno e va fermata ad ogni costo. In ballo c'è quell'educazione civica che dovrebbe essere pane quotidiano per i ragazzi, grazie ad una sinergia tra famiglia, scuola, associazioni e tutti i potenziali attori di un palcoscenico che, ahi noi, registra sempre più azioni di defezione o disarma chi dovrebbe gettare nei ragazzi i semi di valori da alimentare con una cultura fatta di capacità di vivere in società, di dominare gli istinti primordiali e bestiali, di accettare le diversità e le differenze, facendone una ragione di arricchimento, di esorcizzare piccoli e grandi conflitti. Il problema è davvero serio se si tiene conto dei precedenti in città, ma anche delle terribili pagine di cronache che a livello nazionale si stanno scrivendo su gesti inenarrabili di cui si rendono protagonisti minori sempre più incapaci di vivere l'adolescenza, coltivando quei valori che dovrebbero fare dei giovani e degli adulti in grado di rendere la società migliore.